soddisfazione perché abbiamo riscoperto un posto bellissimo. Come vedete l'interno è disposto in modo magnifico e quindi le vetrine solidali trovano un'ospitalità bella grazie alla volontà del comune di darci questo spazio, questo fabbricato in accomodato gratuito. Quindi possiamo per la seconda volta sperimentare vetrine solidali. Vetrine solidali, come vedete qui abbiamo dei capi di abbigliamento che non riusciamo a dare ai nostri ospiti. Abbiamo per esempio dei vestiti da sposa, anche due nuovi, quindi roba anche nuova, ma e quindi li mettiamo in offerta. Mettiamo in offerta il ricavato, li usiamo per comprare la biancheria intima che usiamo per le docce, per il guardaroba, per il carcere. Quindi l'anno scorso, per esempio, al netto delle spese abbiamo raccolto 8.000 euro. E tenete presente che questi prodotti che trovate qui, non potendoli dare ai nostri ospiti, dovremmo buttarli via. Quindi anziché buttar via dei capi di abbigliamento belli ancora nuovi, li trasformiamo in solidarietà. C'è della gente che può dare anche 5 euro, quello che si sente, in offerta, può portare a casa anche cose utili per sé e quindi essere anche di aiuto alla Caritas. Questo grazie al gruppo di volontari, con Emilia che guida questi volontari, il gruppo di volontari che hanno con passione, io dico anche con professionalità, sistemato questi capi di abbigliamento, ma anche queste altre, come si chiamano, queste quincaglierie. E anche l'associazione Carmen Cami, qui è presente oltre le miglia dei volontari, anche Anita Natali, che è la presidente della Carmen Cami, l'associazione dei volontari Caritas, che è una risorsa molto importante, che ci fa sempre dire, è vero che c'è la povertà a Piacenza, ma ci sono anche i volontari, c'è anche tanta solidarietà.